quei giorni che ricordo veramente con grande piacere, è stato l'ultimo giorno in cui poi ci si è fermati a parlare con il comandante della nave. È quasi emozionato, loro non, diciamo, non possono esprimersi più di tanto dal punto di vista politico, però ci ha detto: voi siete gli unici tre parlamentari nella storia della Repubblica Italiana ad aver chiesto di venire a bordo di una nave militare, di restare tutto il giorno, di partecipare all'esercitazione e di dormire a bordo con gli uomini. E questo è rivoluzionario. E allora vengono veramente i brividi. E abbiamo condiviso con loro questi due giorni. La diversità dove sta? Che anche altri parlamentari vanno sulle navi, però arrivano lì sopra, fanno le fotografie e se ne vanno via. Quindi non hanno contezza di quella che è la vita reale, lavorativa, di bordo di questi uomini. Noi in Commissione Difesa usciamo da pochissimo da un decreto legge per le missioni all'estero. È un decreto legge, pensate, che dove si investono 619 milioni di euro per 6 mesi, dal 1 gennaio al 30 giugno del 2014, in parte per le missioni operative, in parte per la cooperazione, che è una piccolissima parte. E in tutti questi 619 milioni di euro noi spendiamo 234 milioni di euro per mandare i nostri uomini in Afghanistan a combattere una guerra, perché è guerra che non è nostra, ma è stata voluta dagli americani, e siamo stati mandati lì perché facciamo parte di un accordo internazionale. E allora, quando noi lottiamo, nonostante di quel decreto sia stato blindatissimo, perché come sappiamo tutti è stato il primo decreto dove Mr. Renzi ha posto la prima fiducia, era talmente blindato che necessitava porre la fiducia. In quello stesso decreto, considerate, c'erano 50 milioni di euro investiti per la ristrutturazione del quartier generale della NATO a Bruxelles, 50 milioni di euro che potrebbero essere usati per riparare, ristrutturare le scuole dove i nostri figli stanno e dove gli crolla il tetto addosso. Eppure, siccome facciamo parte di un accordo internazionale, questi 50 milioni di euro devono andare lì, quando invece ci sono regioni distrutte da alluvioni, da terremoti, che avrebbero necessità di quei soldi. E allora vanno rivisti anche questi patti internazionali. Sempre in Commissione Difesa abbiamo trattato gli F-35, un tema molto molto caldo, dove, pensate, nell'arco dell'operatività di questi aerei l'Italia spenderà 50 miliardi di euro. La cosa simpatica è che l'anno scorso presentiamo due mozioni, una con l'Intergruppo per la Pace in Parlamento, alla Camera, e una la presenta il PD, sempre alla Camera. Il PD dice in giro che vuole fermare gli F-35, e invece io vi dico che non è vero. Non è vero perché se vogliono dimezzare questi aerei, loro devono dimezzare un investimento iniziale che è stato fatto di 13 miliardi di euro, di cui nessuno ne parla. Di questi 13 miliardi già 2 miliardi e 7 sono stati spesi. E allora è lì che noi lottiamo. Quando noi abbiamo presentato una mozione che chiaramente non ci hanno votato, dicevamo di eliminare questo investimento di 10 miliardi di euro. Ora, in termini di esperienza che si sta facendo in quest'anno, l'ultima che vi racconto è che, a fronte di 9 mesi di indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, abbiamo presentato una relazione di circa 20 pagine e abbiamo fatto una conferenza stampa proprio qualche giorno fa. La cosa bella è che gli stessi degli altri partiti, caro Mario, sono rimasti stupiti a bocca aperta. Cioè, come dire, ma si può lavorare anche così? E allora noi rispondiamo: si deve lavorare così, perché se non non era mai stata vista una relazione di tale portata. E allora, se non si lavora così, se non si studia su ciò che, su cui si lavora, è difficile poi andare a relazionarsi con la realtà. Ed è quello che stiamo facendo come Movimento 5 Stelle, sia noi come Commissione Difesa che tutte le commissioni, sia alla Camera che al Senato. Ora, io tra l'altro non vorrei dilungarmi troppo, però quello che vi chiedo, siamo prossimi al 25 maggio e passano anche le... a me capitano le campane o le sirene,
speriamo non sia successo nulla di grave. Quello che chiediamo, visto che è prossimo il 25 maggio, è di votare con libertà, perché verranno a casa vostra e vi verranno a bussare alla porta e vi diranno: in cambio del tuo voto ti darò qualcosa. E allora io consiglio sempre di rispondere che la vostra dignità non è in vendita, non è in vendita, la vostra dignità è quella dei vostri figli. E in ultimo, io credo di poter parlare sia in rappresentanza di tutti i colleghi della Camera che del Senato, che dell'ARS e di chi andrà alle europee. Io vorrei che ci consideraste, io vorrei la partecipazione di tutti voi. Come? Vorrei che ci considerasse delle chiavi appese dei portoni, ai portoni del Palazzo del Potere. Quello che vi chiediamo è: girate queste chiavi ed entrate in Parlamento e nelle istituzioni con noi. Io vi ringrazio e passerei la parola a Mario.